una suora e 10 sacerdoti uccisi dall'inizio dell'anno, in totale 8 in Africa e 3 in America, 4 di loro solo nell'ultima settimana. Domenica scorsa è stato ucciso in Mozambico padre Landry Ibil Ikwel, 34 anni, sacerdote congolese appartenente alla Congregazione dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, direttore dell'Istituto per Ciechi di Beira, nella regione centrale del paese. Sarebbe stato massacrato a colpi di macete nella sua comunità, morto poi in ospedale per le ferite riportate. E sempre in Africa, nel centro Don Bosco della città di Bobo Dioulasso, sud-ovest del Burkina Faso, venerdì scorso è stato assassinato un salesiano di nazionalità spagnola, padre Fernando Fernandez, 60 anni. Durante il pranzo, un ex cuoco che aveva lavorato nella struttura ha accoltellato il religioso, forse per vendicarsi del suo licenziamento. E dall'altro capo del pianeta, in El Salvador, a San José alla Majada, nella notte tra venerdì e sabato scorsi ha trovato la morte padre Cecilio Pérez Cruz, 35enne. Accanto al suo corpo la polizia ha trovato un biglietto con la scritta «Per non aver pagato la quota», firmato dalla banda criminale dei Mara Salvatrucha, che quindi avrebbe ucciso il prete per non essersi piegato all'estorsione.